L'Associazione Culturale Ipazia ed io, Paolo Brugiati, felici di essere stati invitati per celebrare la giornata della liberazione dal nazifascismo, salutiamo tutti calorosamente. Le professoresse Paola Marino e Loredana Barbanera hanno realizzato delle interviste alle persone di Castelferretti che hanno vissuto durante il periodo del fascismo e della guerra. Niente di meglio che raccontare le loro storie per sostenere la memoria. Ecco, in questo periodo di virus, la memoria è forse l'unico antivirus che ci permette di ricordare errori, fatti, soprusi che non dovranno mai più essere ripetuti e ne dobbiamo trarre tutti insegnamento. La memoria aiuta a prendere coscienza e ad allontanare l'indifferenza. La memoria ci rende liberi. E ora voglio ricordare cos'è la libertà con le parole di Piero Calamandrei. La libertà è come l'aria. Ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare. Si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per 20 anni. Quel senso di angoscia che io vi auguro di non sentire mai, ma dovete creare voi le condizioni per non provarlo mai, perché sulla libertà bisogna vigilare dando il proprio contributo alla vita politica. Ora Loredana ed io leggeremo due brani tratti dai racconti di Giordano Molinelli e di Premuda Moschini, entrambi classe 1933. Giordano Molinelli è nato a Chiaravalle il 29 marzo 1933. Elettromeccanico, ha frequentato la scuola elementare fino alla sesta classe. Abita a Castelferretti dal suo matrimonio con Lucia Riccetti dopo la guerra. La sua è una storia particolare perché Giordano nasce da una famiglia antifascista da sempre, comunista e pronta alla ribellione al fascio dittatoriale. Mio nonno paterno, racconta Giordano, aveva perso una mano e non faceva il saluto fascista. Per questo veniva sempre picchiato dai bravi di Mussolini, forti con i deboli, vigliaccamente. Mio padre Fernando, ad ogni anniversario del fascio, veniva condotto in caserma dai carabinieri. Dai fascisti aveva preso 4 pugnalate e quelle le ricordo tutte, perché erano ben visibili i segni delle ferite rimasti sul suo corpo. Mio padre lavorava alla manifattura di Chiaravalle, era iscritto al PC fin da giovane e aveva portato la famiglia alla Grancetta quando erano iniziati i bombardamenti, sfollati in case di campagna. Da lì, continua Giordano, vedevo i bombardamenti, aerei che giravano, sganciavano bombe e i tedeschi fuggivano, venivano dalla montagna in ritirata, erano sbandati. E così vidi anche il terribile bombardamento di Chiaravalle. Poi arrivarono i polacchi e gli americani. Durante il passaggio del fronte, ricordo che i partigiani avevano sequestrato diversa roba da un emporio di Falconara Marittima per distribuirla alla popolazione affamata. C'è stata tanta paura. Giordano si commuove, bisogna lasciarlo per un po' con il suo dolore. Poi si riprende e ci racconta dello zio famoso. Guido Molinelli era il fratello di mio padre. Aveva perso un occhio nella prima guerra mondiale del 15-18. Era stato iscritto al Partito Socialista fin da giovane. Aveva partecipato alla rivolta dei bersaglieri di Ancona nel 1920 ed aveva poi aderito al Partito Comunista nato dalla scissione con il Partito Socialista del 1921. Venne in seguito eletto deputato, ma arrestato nel 1926 e confinato a D'Ustica con Gramsci, poi a Gissi in Abruzzo, da dove fuggì nel 1944 durante il primo governo Badoglio. Io, da loro, ho imparato che la libertà è un bene prezioso da non perdere mai e che affidarsi a un uomo solo che risolva le condizioni di un popolo è un'ingenuità e un grosso guaio.
Un consiglio ai giovani di oggi? Resistere. Resistere sempre ad ogni sopruso e prevaricazione. E ora un brano tratto dai ricordi di Premuda Moschini, letto da Loredana.